Ciao ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Ovviamente vi auguro buona domenica e mi vorrei scusare per il fatto che non ho fatto video né mercoledì né venerdì. Purtroppo non stavo benissimo, ragazzi. Sto seguendo in questo momento una dieta veramente ferrea. Purtroppo mi sento anche abbastanza stanco quando mi alleno, perché mi alleno anche molto spesso. Faccio degli allenamenti pesanti in palestra e quindi magari torno stanco. Voglio fare il video, però non ce la faccio perché ovviamente la stanchezza si fa sentire e ovviamente me ne vado a dormire subito. Infatti, come avete potuto vedere, chi mi segue su Xbox One o comunque sia chi ha tra gli amici, chi mi ha mandato la richiesta d'amicizia, avrà visto che in questi giorni non ho giocato tantissimo. Volevo cambiare ovviamente con un video di Minecraft su Xbox 360, perché ancora non è uscito per Xbox One. Tanto per cambiare, ragazzi, visto che sto facendo sempre Call of Duty e tutta più o meno le saghe grandi, anche il controller si stacca. Le saghe di Call of Duty, Black Ops 2, MV2, Ghost, eccetera. Volevo mettere un pochettino Minecraft perché comunque sia, qualcuno me lo chiede e c'è qualche appassionato di questo gioco che sarà semplice nella sua banalità di grafica, eccetera, pixellosa. Però è divertente per chi magari in testa ha qualcosa di creativo, che vuole sempre creare qualcosa di più figo. Quindi ragazzi, partiamo, così parliamo anche un pochettino di Xbox One, di Minecraft per Xbox One. Ovviamente partiamo subito. Allora ragazzi, siamo nel mondo. Aspettate che sta caricando piano piano. Questo mondo ovviamente l'ho creato ieri. Sì, quando ho fatto il video ovviamente sabato. L'ho creato sabato. E questa è la mia casetta nuova. Non scherziamo ragazzi, questa è una merdaccia che stava facendo un mio amico. Io giustamente ho creato qualcosa di più particolare, che si trova all'interno dell'isola dei funghi. Infatti, come potete vedere, ci sono delle vetrate, un porticciolo, e tutto è un pochettino più figo, ma bisogna vederlo dall'interno. Quindi nel frattempo che andiamo a visitare la casa nuova che ho creato, come potete vedere, e vi parlo anche su Xbox One cosa sta per uscire. Sta per uscire, anzi ragazzi, probabilmente, se non sarà questo fine 2014, sarà inizio 2015, il nuovo Minecraft, che sarà per Xbox One, da quello che ho capito anche per PS4 e PS3 ovviamente. Sarà un nuovo Minecraft, diciamo migliorato graficamente, non si potrebbe dire, non si può dire, perché come sappiamo questo gioco non fa della grafica il suo fattore dominante. Però diciamo che ci sarà qualche miglioramento grafico, proprio un miglioramento del cazzo. Inoltre, dopo che ovviamente verrà creato Minecraft per Xbox One e PS4, ci sarà un'ampiezza di mappa, un'ampiezza abbastanza grande. Da quello che ho capito mi sa 36 volte questa che c'è su 360. Io mi auguro che oltre a questo facciano e magari mettano la possibilità di far entrare non solo 8 giocatori nella partita, ma anche 16, 18, 20, 30, quello che cazzo è. Così si può giocare veramente in tanti. E ovviamente questo sarebbe un fattore anche più di divertimento. Non posso aspettarmi che esca una versione tipo quella per computer, per PC, che ha magari tutti i portali, vari server. Minchia, mi stava per cadere il joystick. I vari server come che ti portano in Hunger Games, che ti portano in Survival, che ti portano in varie altre minchiate. Che quello è veramente tosto, ragazzi. Per PC, chi non ci ha mai giocato, ci giochi, perché è veramente una cosa assurda. Se avessi la possibilità di farvelo vedere sul PC, perché ce l'ho anche io Minecraft per PC, ho provato con Fraps, ma è un casino, non riesco a mandarlo senza farmi rallentare, non riesco a registrare, infatti. Quindi, se no, vi avrei fatto vedere qualche Hunger Games che vi piacciono, che sono veramente i più cazzuti, i più fighi. Li ho vinti forse 2-3 su una ventina, trentina che ne ho giocato. Quindi, ragazzi, spero che questa versione per Xbox 360, e ovviamente più avanti quella per Xbox One, sperando che esca, dai, nel 2014, sia un pochettino più avanzata. Magari cominciano a mettere le pietre, i cubi a pietra rossa, i cavalli, gli animali, i vari animali. Non lo so ragazzi, ce ne sono tante di cose che dovrebbero essere aggiornate. Io spero, adesso hanno messo l'ultima patch, che cosa hanno infilato in questo gioco? Gli smeraldi? Poi hanno messo il quarzo? Io non so che versione siamo, però mi sa che siamo sulla, non mi ricordo, forse 1.4, 1.5, no, 1.5 no, forse 1.4 qualcosa.
Però pian piano anche qua si sta aggiornando Minecraft, sono veramente contento. Quindi mi auguro che il prima possibile venga fatto qualsiasi aggiornamento per arrivare alla 1.7.3, dove comunque quella che c'è nel PC, che è una delle più fighe. A me piace tantissimo, quando la gioco sul PC è veramente divertente. Speriamo bene, non lo so. Comunque sia, ragazzi, andiamo a vedere sta casa che ho creato. Ovviamente, ragazzi, io non vado a spese con tutto l'oro che ho in casa. Come potete vedere, la casa è completamente d'oro, ma ho messo un pavimento in legno di abete, in modo che così rimanga sul chiaro dell'oro, col chiaro anche dell'abete del pavimento. Anche se, sinceramente, mi piace molto anche quella versione della giungla, il legno della giungla. Però poi ovviamente abbiamo i nostri forni, la nostra, diciamo, parte cucina, con ovviamente il tavolo per mangiare, la mia ender chest con un'altra armatura di sicurezza nel caso dovesse distruggersi questa che ho già addosso, che è veramente tosta. Un po' di cibo, ragazzi, giusto per non esagerare. Poi qui abbiamo il nostro carbone che servirà per accendere ovviamente i vari forni. Poi ovviamente qui ragazzi stavo facendo, vi ho detto, ci ho messo un giorno neanche per farla, stavo scavando tutto dentro la roccia con la TNT eccetera. Questa era la prima stanza che diciamo che la volevo dare agli ospiti, ospiti per modo di dire, una piccola stanzina per gli ospiti con un fantastico, diciamo, balconcino in vetro per poter vedere il panorama, molto bellino, mi piace tantissimo questa stanza. Poi ovviamente ragazzi cosa possiamo fare? Possiamo andare a vedere. Qui stavo continuando il percorso e veramente qua è finito, diciamo, con una stanzina che anche questa dovrà essere arredata e mi piacerebbe farne tante altre, magari un corridoio lunghissimo. Un giorno ve la farò vedere completa sta casa, che quel corridoio potrebbe girare per tutta l'isola e ovviamente internamente e con vari sbocchi esterni con quel balconcino lì, magari qualche trappola, qualche stanza dei giochi, eccetera. Io ragazzi, sapete, chi ha visto i miei mondi sa che ho tanta creatività. Mi piace tanto fare queste cose qui gigantesche. Ho fatto, non lo so, carceri, ho fatto castelli, ho fatto mondi dove si deve vivere con una moneta, come che invece che usare la moneta come il soldo, ovvero come l'euro, utilizzavo la carta. Infatti avevo cancellato da tutto il mondo, ero riuscito a eliminare da tutto il mondo la canna da zucchero per poter ricreare la carta. Quindi ragazzi, a me quando mi ci metto a fare qualche progetto mi diverto veramente tanto e come sapete, chi ha visto i miei mondi sa che sono abbastanza creativo nel fare determinati mondi su Minecraft. Non mi immagino, cioè, mi immagino quello che ho potuto fare su 360, non voglio immaginare cosa potrò fare su Xbox One, visto che il mondo sarà veramente tanto grande, proprio enorme, ragazzi. E questo mi fa veramente piacere. Io sono contentissimo perché mi piace tantissimo questo gioco. Sì, sarà monotono, perché ovviamente non si può paragonare a quello. Chi ha giocato per quello per PC, ovviamente saprà che questo gioco è abbastanza monotono, a meno che non fate combattimenti con i vostri amici, li ammazzate spesso, vi annoierete. E poi, vabbè, ragazzi, questo è tutto, diciamo. Alla fine, mi auguro che Minecraft si rinnovi anche su qualche punto di vista, su questo punto di vista che aggiungano questa possibilità di spostarsi da un server all'altro, magari di creare server dedicati proprio per l'Hunger Games, per il survival o per queste varie possibilità che ci sono su quello, sul Minecraft per PC, che vengono anche messe su 360 e su Xbox One. Quindi ragazzi, da Cura 90 è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che il mio mondo vi sia piaciuto, scusatemi ancora per l'assenza, spero di riuscire a fare un video mercoledì per voi ancora, vedremo se fare Call of Duty o Titanfall o Battlefield, perché su Call of sì, su Titanfall c'è un nuovo pacchetto mappe, sono anche raffreddato, vaffanculo. Titanfall c'è un nuovo pacchetto mappe, chi l'ha giocato, anzi chi ha il pacchetto mappe mi dica com'è, se è bellino, se devo acquistare il Season Pass. Poi ragazzi, vi volevo dire un'altra cosa, ho venduto la mia Xbox 360, quella di Halo Limited Edition, e probabilmente darò, cioè, vendendo questa console, potrò comprarmi la PS4 per farvi vedere magari qualche esclusiva come Second Son o altre minchiate varie, visto che hanno anche messo a posto quel problema dell'HDMI che non faceva collegare l'HDPVR, cioè ci voleva uno switch, sdoppiatore, roba del genere per poter mandare il segnale. Quindi se presto prenderò anche la PS4, vi farò vedere qualche video e poi ovviamente tenetevi aggiornati perché quest'estate dovrò dirvi qualcosa, dovrò annunciarvi qualcosa
E niente. Quindi da Cura 93 è tutto. Ci vediamo alla prossima. Bella raga.